Se adesso a 30 anni suonati andassi di nuovo a sbattere a tutta velocità contro il palo di un canestro di basket e di nuovo mi svegliassi con un guanto da baseball per cuscino, questa volta che cosa direi? Non lo so. Anzi, sì, direi: ehi, non è il mio posto questo. È stata in un vagone della linea Yamanote che mi è venuta questa idea. Ero in piedi davanti alla porta, per non perdere il biglietto lo tenevo ben stretto in mano e guardavo il paesaggio fuori dal finestrino. La nostra città, lo spettacolo che offriva, non so perché mi rattristava moltissimo. Tutti quelli che ci vivono cadono in questa malinconia torbida come gelatina. Il cielo leggermente offuscato, i palazzi e le abitazioni strette le une alle altre a perdita d'occhio. Le file di automobili che liberano nell'aria i gas di scarico. Vecchie tende appese alle finestre di appartamenti piccoli e brutti, come quello dove abito io, in edifici di legno. E dietro le tende l'affaccendarsi di innumerevoli persone. Illimitato orgoglio e illimitata autocommiserazione. Tutto questo è la città. Non è diversa da un dépliant che pubblicizza un nuovo rossetto per la nuova stagione, appeso all'interno del vagone. Nessuna sostanza, né l'una e nell'altro. Un immenso impero di mediatori che si regge sulla compravendita d'aria. Tanto per cominciare, aveva detto quella ragazza, io non dovrei trovarmi in questo posto. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gualtiero e questo è il mio canale, un canale dove parlo di una delle mie principali passioni, ovvero quella per i libri, con la speranza di instillare un po' di curiosità in chi guarda i miei video, facendo conoscere dei titoli che secondo me vale la pena di leggere. Nel caso non l'aveste ancora fatto, vi invito a iscrivervi qui sotto e a lasciare un like e un commento se vi va. Come avrete potuto leggere dal titolo, il libro di oggi è L'elefante scomparso e altri racconti di Murakami Haruki. Come sempre, prima di iniziare a parlare del libro in sé, due cenni biografici sull'autore. Murakami è nato nel 1949 a Kyoto. È figlio di due insegnanti e fin da piccolo si appassiona alla lettura. Dopo il liceo decide di frequentare l'università di drammaturgia. Nel 1979 viene pubblicato il suo primo romanzo, Ascolta la canzone del vento, subito apprezzato molto dalla critica. Poi, durante la sua vita, Murakami viaggia molto, soprattutto in Italia e in Grecia. Nel 1991 decide di trasferirsi negli Stati Uniti, dove vivrà per 10 anni, fino al 2001, per poi tornare a vivere in Giappone. Al momento è un autore di fama mondiale e le sue opere più famose sono Norwegian Wood, L'uccello che girava alle viti del mondo e Kafka sulla spiaggia. Oggi ho scelto di parlare dell'Elefante scomparso e altri racconti, opera uscita nel 1993, perché credo sia il miglior modo per approcciarsi a Murakami. Infatti, grazie alla diversa tipologia di racconti, si possono già iniziare a incontrare tutti i temi, o almeno i temi principali affrontati da Murakami nelle sue opere. E quindi abbiamo, beh, sicuramente in primis il Giappone, che spesso e volentieri fa da sfondo alle vicende narrate, e come altri temi troviamo l'assurdo, il bizzarro, quindi sempre il viaggiare al limite tra il reale e il non reale. È risaputo che Murakami ha avuto diverse influenze, tra cui quella di Gabriel García Márquez, e in effetti molte delle opere di Murakami, seppur in un contesto totalmente diverso, si respira un po' quell'aria di realismo magico tipica dello scrittore colombiano. E a proposito di Giappone, il passo che vi ho letto all'inizio è proprio una descrizione di Murakami della sua città. Ho scelto poi di leggere un altro passo che è tratto dal racconto Il messaggio del canguro, e la sinossi è abbastanza semplice. Una persona che lavora nel reparto di gestione delle lamentele di un grande magazzino risponde a una lamentela, una lettera di lamentela, un reclamo ricevuto da una cliente. E Murakami, o meglio, il protagonista del racconto, scrive: ma sto andando troppo avanti, mi scusi. Parliamo un po' di me. A dire la verità, sono estremamente scontento di essere quel che sono.
non tanto riguardo al mio aspetto, alle mie capacità o alla mia posizione sociale, semplicemente riguardo al fatto di essere quello che sono. Sento che non è affatto equo. Non deve pensare però che io sia una persona insoddisfatta. Non mi sono mai lamentato del mio lavoro o del mio stipendio. È vero che non ho un posto interessante, ma quale lavoro lo è? Ben pochi. I soldi non costituiscono un grosso problema. Parliamoci chiaro. Vorrei avere il dono dell'ubiquità. Questo è il mio desiderio. Non ho nessun'altra aspirazione. Però il fatto di essere me stesso, la mia natura di individuo, mi è di ostacolo. Ecco la triste realtà. Credo infatti che il mio sia un desiderio piuttosto modesto. Non voglio diventare il padrone del mondo o un artista di genio. Non voglio nemmeno volare, soltanto essere in due posti contemporaneamente. Badi bene, non tre, non quattro, solo due. Vorrei stare in una sala da concerto ad ascoltare un'orchestra e al tempo stesso andare sui pattini a rotelle. Essere un impiegato nella sezione controllo merci dei grandi magazzini e un hamburger da un quarto di libra da McDonald's. Vorrei andare a letto con la mia ragazza e contemporaneamente con lei. Vorrei essere un individuo e un principio generale insieme. Mi lasci fumare un'altra sigaretta. Mi sento un po' stanco. Non sono abituato a tutto questo, cioè a parlare onestamente di me stesso. Vorrei mettere in chiaro soltanto una cosa. Non è che io provi desiderio sessuale nei confronti della donna che lei è. Come le ho già spiegato, è il fatto di essere soltanto me stesso che mi irrita. È terribilmente sgradevole essere soltanto un individuo. Non posso sopportare i numeri dispari. Quindi non desidero venire a letto con lei in quanto individuo. Sarebbe fantastico se lei potesse dividersi in due e io potessi dividermi in due e tutti e quattro potessimo stare insieme in un letto. Non pensa? Non mi risponda, per favore. Se proprio vuole scrivermi una lettera, la mandi al mio ufficio sotto forma di reclamo. E se non ha reclami da fare, si faccia venire un'idea. È tutto. Ecco qua. C'è un altro tema, secondo me, che viene un po' fuori di Murakami, cioè appunto quello di una riflessione, una sorta di introspezione. Secondo me anche si può già apprezzare un po' lo stile, a volte anche poetico, dell'autore giapponese, quindi ho scelto di leggervi questo passo. Avrei voluto leggere anche un racconto, uno dei più brevi, circa di 3 o 4 pagine, ma alla fine ho deciso di fare un video a parte, quindi oltre a questo video uscirà insieme un video molto più breve dove semplicemente vi leggo quel racconto che secondo me, nonostante sia il più breve, è uno dei più belli di questa raccolta. Quindi, per concludere, libro assolutamente consigliato, atmosfere magiche, poetiche, un Giappone forse come noi non abbiamo mai visto, a meno che non ci ha vissuto per un po', quel tocco di bizzarro che ci sta sempre bene, vicende sempre in bilico tra il reale e l'assurdo, e soprattutto forse una delle opere migliori per approcciarsi allo scrittore giapponese Murakami, che secondo me ai giorni nostri tutti dovrebbero conoscere. Io vi ringrazio per aver guardato, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.